La formazione tecnica è importantissima perché torna a essere il perno dello sviluppo del paese. Una formazione tecnica diversa dal passato, che deve essere più strumentata sul lato proprio degli strumenti, del come si fanno le cose, ma però deve essere accompagnata anche dalla capacità di capire di più come è fatto il mondo. Il mondo è cambiato moltissimo, oggi siamo in concorrenza con tutti, bisogna capire di più. E poi la scuola tecnica fa un'altra cosa, la scuola tecnica tiene insieme le persone, quindi fa società, fa capitale umano, fa capitale sociale, fa quell'elemento fondamentale di coesione che permette di fare uno sviluppo non gli uni contro gli altri, ma insieme. Noi stiamo investendo moltissimo, stiamo investendo i fondi europei e stiamo investendo anche i fondi nostri, stiamo investendo tutti gli anni di fatto tra la IFP, cioè la formazione di base, la formazione tecnica superiore, quasi 70 milioni di euro. Sono soldi ben spesi perché stanno dando risultati importanti sia per le persone che trovano occupazione in questo momento così difficile, ma anche per le imprese che sentono dietro di sé una grande infrastruttura, un'infrastruttura educativa che li accompagna, li aiuta non soltanto a crescere, ma anche a crescere in un mondo sempre più complicato.